Al Giarra evidentemente la Ternana porta bene. Finì 1-0 per i siciliani all'andata sul campo umbro con una prodezza di Tomasoni concretizzata in rete da Bardi. È finita 1-0 oggi grazie ad una bella girata di sinistro di Francesco Macri dopo una perentoria sgroppata sulla destra del bravo Schincaglia. La partita si presentava importante e delicata per i gialloblu, reduci dalla sconfitta di Salerno e chiamati oggi ad affrontare una Ternana coinquilina in classifica a quota 28 e smaniosa di riscatto per il pesante 4-2 subito domenica scorsa sul proprio campo per mano della Casertana. Entrambe le squadre oggi dovevano fare a meno di alcuni giocatori. Nel Giarre fuori Tomasoni e Bardi, tra gli ospiti Tobia doveva rinunciare agli squalificati Doto e Fiorini, più Benetti e il portiere Renzi in panchina. Il Giarre non vinceva da un mese, 3-0 in casa al Campania Puteolana, ed oggi i due punti erano fondamentali per proseguire la marcia nella zona nobile della classifica. Cronaca. Al nono provano Clementi e Macri a dialogare di testa in area, ma la conclusione del giovane numero 11 finiva a lato. Al tredicesimo è forte dal limite con un secco destro a sfiorare la traversa. Poi ancora Macri al ventunesimo dal limite non impensierisce più di tanto il portiere Cipelli. Al ventisettesimo una ghiotta occasione ancora sui piedi di Macri, tra i più positivi, con la botta da due passi rimpallata da un difensore. Poi una doppia ammonizione tra gli ospiti ad Altobelli e Taccola, rei di falli sullo scatenato Clementi. Al trentunesimo il gol. C'è una caparbia fuga sulla destra di Schincaglia che, saltato il portiere, rimette al centro per Macri che al volo di sinistro gira nel 7 un perfetto diagonale. 1-0 e partita sbloccata. Ci si attendeva una reazione ospite che però non giungeva. Poi al 35esimo una violenta inzuccata tra Cocco e Macri finiva per mandare in ospedale il terzino rossoverde che usciva in barella e procurava due punti di sutura al giovane attaccante etneo. Per il Ternano, poi partito regolarmente con la squadra, soltanto un leggero stato confusionale. Per Macri invece una vistosa fasciatura sul capo. Prima del termine, una punizione di Gori sulla barriera e un insidioso corner di Borrello smanacciato ancora in angolo da Sansonetti. La ripresa era meno bella del primo tempo, il Giarre non riusciva a chiudere la partita con un'altra rete e soffriva sino al termine il confuso ed inconcludente attacco avversario alla ricerca del pareggio. Al quarto un tentativo di Irrera veniva contenuto dal portiere. Al sesto, Taccola da 25 metri sparava così dopo un rinvio della difesa etnea. All'undicesimo, Macri lanciava sulla destra Torti, il quale dopo aver saltato un avversario rimetteva al centro per Schincaglia anticipato da un difensore. Finiva così 1-0 per il Giarre, che rimane in corsa per la lotta al vertice tra la gioia siciliana e la delusione umbra. Vittorio Cozzella, non c'è destino contro questo Giarre, sempre 1-0. È l'andata e anche il ritorno. Sì, mi sa proprio di sì, anche perché poi a me mi capita, questa è la terza volta che ci gioco contro e ci ho persa sempre 1-0 contro il Giarre. Senz'altro quando si viene qui insomma si cambia anche un po' un modo di giocare, quindi ti porta a cambiare tanti giocatori in campo che magari ti possono portare scompenso a livello tecnico. Chiaramente si viene qui a fare una partita un po' garibaldina e il Giarre riesce sempre a fare qualcosa in più e quindi magari anche a meritare il risultato. Era una partita importante tra due squadre che inseguono le tre fuggitive al comando. Ecco, questa sconfitta per voi cosa significa? Ma per noi questa sconfitta intanto significa tantissimo, perché veniamo da una sconfitta interna che ci ha un po' buttato giù psicologicamente. Oggi doveva essere un po' la domenica di riscatto proprio per dimostrare che non siamo una squadra in fase galante e purtroppo abbiamo perso. Adesso cercheremo di stare un attimino tranquilli e cercare di andare avanti domenica dopo domenica per cercare di riscattare e di far passare questo momentaccio. Nino praticò per Pure Italia, allora un successo importante tra due squadre che dovevano quasi eliminarsi per questo inseguimento alle squadre in vetta alla classifica. Avete vinto voi, la Ternana cos'è, fuori gioco? No, innanzitutto vorrei dire che è stata una partita non bella però combattuta da entrambe le parti. Noi abbiamo cercato sin dal primo minuto di cercare di fare gol, di fare la nostra partita. Abbiamo avuto più di un'occasione, in una ci siamo riusciti, siamo stati fortunati e abbiamo segnato. La Ternana non ha fatto un tiro in porta, ha cercato soltanto
di sfruttare dei calcio d'angoli, delle punizioni, però non ci è riuscito a fare gol, quindi penso che il merito è di Giarri, anche se non ha fatto una bellissima partita, però è stata, penso sia da parte di tutti i giocatori del Giarri, combattuta, e la concentrazione non è mancata come purtroppo a Salerno la partita scorsa, che abbiamo perso una partita un po' così balorda, diciamo,